Penso che lei fosse già collegato, quindi ha sentito, diciamo, nella mia premessa che cosa ha detto oggi il Presidente del Consiglio. Le leggo un brano di quello che ha detto domenica, che lei però conosce sicuramente benissimo. Dice: non è la panacea, parla del MES, come viene rappresentato. I soldi del MES sono dei prestiti che non possono finanziare spese aggiuntive, ma solo spese già effettuate, prestiti che vanno a incrementare il debito pubblico. Se li prendiamo, continua il Presidente del Consiglio, ha continuato il Presidente del Consiglio, dovrò intervenire con tasse e tagli perché devo mantenere il debito sotto controllo. E poi decisioni dei paesi hanno preso il SURE, mentre il MES non l'ha preso nessuno. Farlo potrebbe portare ad un effetto stigma, e qui ho un po' riassunto, ma questo era. Allora, cosa mi dice di queste spiegazioni del Presidente del Consiglio? L'ha convinta? Lei, oltre ad essere un deputato, è anche un professore di economia, magari in pausa per un periodo, però quello è. Io condivido solo una cosa delle frasi del Presidente. La prima, cioè il MES non è la panacea, nel senso che in un paese come questo, dove il problema non sono quasi mai quanti soldi ci sono, ma come spenderli, un paese che ogni anno rischia di restituire miliardi di fondi strutturali perché non riesce a spenderli, i soldi non sono una condizione necessaria ma non sufficiente, nel senso che prima bisogna capire cosa fare sulla nostra sanità. Però io credo che il MES vada preso e tutte le altre frasi dette dal Presidente mi lasciano molto perplesso, perché è vero, intanto non è vero, questa purtroppo è un'informazione non corretta, che non si possono utilizzare i soldi del MES per fare spese aggiuntive. È una scelta del governo. I soldi del MES possono essere utilizzati o per finanziare spese già sostenute da febbraio scorso in poi, o per finanziare spese che già abbiamo in bilancio, o per fare spese nuove aggiuntive. In quel caso, certo, è nuovo deficit, ma come sono nuovo deficit i 100 miliardi di euro di deficit fatti quest'anno? Come sono nuovo deficit i 27 miliardi dello SURE che abbiamo già preso senza che nessuno protestasse, come sono nuovo deficit la parte prestiti del recovery fund, quelli che la Spagna ha deciso di non prendere, ma semplicemente perché la Adesso ci Spagna arriviamo. già si Potrebbe finanzia allo decidere stesso così, tasso. adesso. Così come non è vero che accedendo al MES dovremmo tagliare le tasse. Guardi, è notizia di oggi, il Ministero dell'Economia ha annunciato che il 9 novembre ci sarà un'asta di BTP futura Dovremmo destinati aumentare le alle tasse, voleva famiglie. dire, ha detto tagliare. Eh sì, scusate, devo notare, ma infatti il MEF ha annunciato che il 9 novembre emetteremo dei BTP futura, quelli sovranisti, quelli che piacciono a Borghi, a un tasso minimo dell'1% e fra l'altro scadenza 8 anni. Ora, io ho letto questa notizia e mi sono chiesto, ma perché esattamente noi dobbiamo rifiutare un prestito decennale a tasso zero? Che è il Per MES. prendere un prestito, il MES, la linea pandemica del MES, non è il MES quello della Sì, Grecia, no, è del Portogallo, chiaro. eccetera, per prendere un prestito a 8 anni, quindi a una scadenza inferiore, a un tasso minimo dell'1%. Quella differenza fra 0 e 1% la pagano i contribuenti Sì, è un italiani extra sotto costo che è forma di stato maggiori anche tasse. valutato ed è cosa di cui parleremo. Rimango con lei, Poi Borghi Baratti. adesso le risponde. No, dica. No, adesso andiamo da Baratti. Adesso. No, un attimo, cioè, Borghi No, mi ma fa anche ormai la lo conosco, risposta. quindi so. Scalpita. Ormai lo conosco, quindi so dirla io, ecco, quello che ha No, no, detto Borghi. fa le domande, vede, Ma posso, anch'io conosco allora, te. sarebbe divertente chiedere, cioè, farvi fare tipo, Sì, ma anch'io potevo lei fa la dirglielo. parte di Maratti, lui fa la parte di Borghi e Marta Uguale. Fa la sua, giustamente, perché non si Temporaneamente, per presterebbe a favore, certe perché. cose. Allora, Maratti, rimango solo un attimo con lei per farle commentare un'altra cosa che ha detto il Presidente del Consiglio, l'ha detta oggi, cioè. I soldi necessari alla sanità possiamo trovarli anche diversamente. Che cosa potrebbe significare? Guardi, anche su questo non è che le devo, cioè, le risponde la logica. Ci sono tre modi per trovare i soldi: o Infatti. aumentando le tasse, O o tagliamo. tagliando le spese, o aumentando tasse o tagliando spese future, che è la definizione di deficit, perché facendo deficit significa che in futuro Prima o qualcuno poi. dovrà pagare più tasse o Sì, meno a meno che spese. non tiro Questa non è nella. che è un'opinione, non so se Borghi riesce a contestare anche questa, Adesso e lo andiamo. aspetto, però Riesco, riesco. sai, se vai in una facoltà di economia al primo anno, la prima settimana, le insegnano che ci sono tre modi per trovare. Poi Borghi dirà, vedete, me lo compra la BCE quel deficit, vero? Lo sta per Allora, dire, ma posso sentiamo, rispondere anche però a lei quello non se può dopo mi togliere dà la la parte a parola. Borghi, anche perché lo invitiamo anche per questo, per dire la sua. Prego, Borghi. Ah, molto divertente. Allora, innanzitutto sono molto stupito perché per la prima È volta, d'accordo con Conte? no, sì, per la prima volta, no, perché non è che sono tanto d'accordo perché gli mancano dei pezzi, però No. per la prima volta da quando conosco Conte dice la verità. Ah,
tendenzialmente Conte ha tanti difetti, arriva in ritardo, lascia la gente a macerare gli appuntamenti, è strafottente, ne ha tanti dei difetti, però uno è particolarmente evidente. Avete mantenuto buoni rapporti, vedo. Sì, lo amo. è un mentitore compulsivo, no? E quindi io averlo sentito ieri sera, l'altra sera, dire la verità, le posso assicurare che sono rimasto molto stupito. Perché? Cominciamo con la prima. Il MES è un prestito. Ah, fin qua? Ma che meraviglia! Perché fino adesso, nelle fanfaronate dette dai vari politici da tutti i livelli, e cui per esempio il capo del partito di Maratin è un, cioè, noto, Renzi avrebbe detto che i soldi è un noto esponente, no? Pareva che questi soldi fossero... mandano Marattina no, a parlare. Lo so, io mi ricordo un Renzi che diceva la tassa Ceccardi. Che se un governatore, se arrivava un governatore di centrodestra in una regione, veniva tassato il cittadino di 2.000-3.000 miliardi, che era la quota parte del MES, no? Che non veniva assegnata alla regione. La prima cosa è che il MES è un debito. Abbiamo scoperto che è un prestito, no? Benissimo, e quindi è esattamente equivalente a quello di un titolo di Stato, segnali. Bene, abbiamo scoperto che la differenza fra il costo del debito e il costo del MES è piccola. Abbiamo detto, 200 milioni all'anno, no? Allora, okay, ipotizziamo, non è così, che tra 0, 1 e 1 è 10 volte di più il tasso di interesse. Allora, se io la mandassi a prendere un mutuo e uno le offre un per cento in meno... Per carità, però abbiamo detto che sono 200 milioni all'anno. Io contesto anche questi 200, perché dico, e come tutti sanno, che la totalità dei titoli emessi in questo momento vengono ricomprati dalla Banca Centrale, che restituisce gli interessi allo Stato, quindi per me è zero. No, ma non fa zero, è una quota parte, ma lo supponiamo, sa anche lei. L'80%, ma supponiamo anche che siano 200 milioni. Meno 200 milioni, 200 milioni, stiamo parlando di una cifra che è così irrisoria in 5 sul anni bilancio fa un statale, miliardo, tale per cui se io devo prendere un mutuo a una banca e c'è una banca che è a 10 km di distanza da parte mia, mi fa 10 centesimi, perché questo sul reddito dello Stato, un reddito, l'abbiamo fatto l'altra volta il conto, se noi facessimo lo Stato pari a una persona che guadagna 1.800 euro, no, di stipendio, il risparmio del MES è 20 centesimi. Bene, se io devo fare 10 chilometri, no, per questa, se io devo fare 10 chilometri per andare a un'altra banca rispetto a quella che invece è vicino a casa mia, ma mi fa 20 centesimi in più, no, come costo, non me ne frega niente. Ma questi 20 centesimi, cos'è il costo di questi 20 centesimi? Perché sembrerebbe che i due prestiti avessero uguali caratteristiche. E invece no, e qui è quello che non ha detto Conte. Conte ha parlato di stigma. Ed è vero, vale a dire, il MES è una cosa fatta per chi non ha liquidità, non ha soldi. Se io vado a prenderlo, evidentemente lo stigma c'è. Ma supponiamo, non abbiamo ancora la prova, ma supponiamo anche di non considerare questo. Il MES sono crediti privilegiati. Quindi cosa significa? Che comparare il tasso di un credito privilegiato con un credito virgolette chirografario, cioè quindi vale a dire alla pari dell'altro, allora, è una scemenza. Mi faccia, per cui non cosa tutto succede? Il nostro pubblico deve sapere, nel senso, i crediti privilegiati sono quelli che vengono, diciamo, ripagati prima, però se posso permettermi, rimanendo dentro all'esempio che faceva lei prima, è una parte veramente irrisoria rispetto all'ammontare del debito pubblico totale. Può anche essere un centesimo. Ma Marattin, che se, non la interrompe no, mai, non la sorprende. Ma può anche essere un centesimo sull'ammontare enorme di debito pubblico, però c'è un punto che dovrebbe essere chiarito. Poi dopo fate voi. Allora, il punto è questo. C'è uno spread? Sì, sui titoli di Stato. Questo spread è la misura del rischio che il mercato attribuisce ai titoli italiani. Certo. Bene o male che sia, giustificato sia, non è che questo uno vuole dichiarare default, il mercato lo rende così. Se noi esentiamo da questo rischio una parte di creditori tramite un prestito privilegiato, ma dove andrà a finire questo rischio secondo voi se non sulla spalle degli altri? Se però quella parte è lo 0,1%, ma non importa, viene riportato esattamente paro sulla spalle degli altri, perché quello è un rischio paese. Sì, in modo quello di... un rischio paese. Ma allora, dato però che viene riportato, ma dato che è un'inezia su una grossa cifra, lei voi dice, capite, è sbagliato, ma no, è uguale, cioè, voi, capite che se io tolgo 200 milioni
dal MES, allora, e li risparmio sui andare, miliardi, alla fine sempre faccia... quella è la cifra. Quindi io vado a intrupparmi dentro con una roba che ha condizioni, con una, con chiaro, una cosa esterna, la che ha lo posizione... stigma, che ha tutto per risparmiare pochissimo e oltretutto, diciamo, su un debito privilegiato. Al massimo, ma non ne vale, non ne vale la matti, pena. Allora, finalmente poi dopo torneremo da Marattin. Fana, trattandosi di un prestito... certo, andrebbe a incrementare il debito, l'abbiamo detto, ma con una precisazione: si tratterebbe dello 0,2% del PIL, quindi rischiamo comunque di doverci fare debito sul mercato a fronte di un debito che comunque si avvia a raggiungere la soglia record del 158% del PIL. Davvero non ce lo possiamo permettere? Nel senso, secondo lei, diciamo, Conte ha tirato un po' troppo la corda nella sua spiegazione, o c'è una logica in quello che ha detto? C'è una logica, è ovvio, dico, io sono diametralmente spesso, diciamo, in disaccordo con Borghi, però è evidente che i 36 miliardi del MES sono una goccia in mezzo al mare, ed è una questione di scelta politica, cioè del come ci finanziamo come Stato. Ora, la discussione all'interno dei paesi europei, e davvero qui c'è una grande differenza tra quello che è il dibattito su come si fa la ripresa, come si crea, quindi la prossima manovra di bilancio e tutte le risorse che serviranno nei prossimi anni, tra Italia e il resto d'Europa. Né i colleghi, amici, militanti francesi, né tantomeno quelli spagnoli e portoghesi parlano del MES. Non si è capito perché in Italia stiamo ancora con le pagine, i giornali e le dichiarazioni. E ne parlavamo anche prima, quando parlavamo solo del MES e non della linea pandemica, è quello forse il problema. Ma sì, se ne parla davvero come davvero se non fossimo in grado di intendere e di volere qual è la scelta politica che deve guidare la manovra di bilancio. Abbiamo speso centinaia di miliardi, ne dovremo spendere molti più. Appunto. Io credo in modo diverso rispetto a quello che stanno facendo, ma questo è un altro tema. Ma concentriamoci davvero sulle cose di sostanza, perché questi sono dettagli davvero di un dibattito provinciale di politica, diciamo, secondo me, di basso livello, quando invece qua dobbiamo veramente chiederci che cosa ci facciamo con i prossimi 100 miliardi. Dico, i tassi stanno scendendo, c'era un grafico che era stato proprio condiviso pochi giorni fa da uno degli storici economici più importanti a livello internazionale, Adam Tooze, dice i tassi con cui si finanzia l'Italia oggi, e quindi anche le prossime aste, come diceva lei, futura e simili, sono i più bassi degli ultimi 600 anni. Ora, al di là di capire come si ritrovano i tassi nel 1600, nel 1500, che non è il mio mestiere, però questa è una cosa per certa, e di conseguenza il peso di quella restituzione in una condizione di maggiore sovranità democratica, perché poi è il Parlamento che decide come destinare i fondi della manovra e quindi anche quelli su cui ci facciamo deficit, eventuale debito, perché poi diventa uno stock sostanzialmente, su quello dovremmo confrontarci e basta con il MES. Allora, Marattin, torno da lei e lo faccio, diciamo, introducendo un tema che lei ha già parzialmente introdotto, ed è quello della Spagna. Loro non solo non stanno attivando il MES, ma non stanno attivando nemmeno forse il recovery, anche perché hanno un tasso di interesse talmente basso che non gli conviene. Ora, sulla Spagna la spiegazione l'ho già data io, ma perché secondo lei il MES invece non lo attiva nessun altro? Ci sono stati a cui converrebbe come l'Italia? No, sono solo Grecia e Cipro. L'ha già data lei, ma come vede è inutile che la continui a dare lei, perché continuano a ripetere: ah, come mai non lo prende nessuno, chissà qual è il complotto. È semplice: Spagna, Francia e tutti gli altri. Tocca dire a quelli del MES di abbassare un pochettino il tasso, allora. Sì, no. Si presenta, vabbè, ma lo decide il mercato, il tasso al quale il MES si finanzia, ovviamente. E la Spagna si finanzia, la Francia si finanziano a tassi uguali o inferiori o leggerissimamente superiori a quelli del MES, quindi non è economicamente razionale che prendano quel prestito. Questa ma è la l'unica... Ha deciso di non farla per una prospettiva politica, non meramente di distribuzione degli interessi. Questo è il discorso che fa Sanchez, esatto. Questo è il discorso che fa Iglesias quando posso ci sono finire, gli interventi governativi e parlamentari. Prego, scusi, posso finire? Io, il ministro delle finanze spagnolo, ragiona sulla base di quello che costa o non costa ai contribuenti spagnoli, non in base alla politica, alle cose.
Quindi semplicemente per la Spagna, per la Francia, indebitarsi a un tasso maggiore solo per far contento qualcuno in Italia, diciamo, non è una cosa che quegli stati sovrani fanno. Tant'è vero che anche il Recovery Fund, che alla fine avrà un costo di finanziamento simile a quello del MES, non è conveniente nella parte prestiti per la maggior parte degli stati. Però, Maratin, europei. La interrompo per rimanere con lei, così almeno diciamo, il boccone è meno amaro. Ma Borghi più o meno stava dicendo che praticamente non ci conviene, quindi quasi non si spiega il motivo per cui... Ecco, su questo rispondo volentieri. Una delle prime cose che si insegnano in economia è il concetto di costo-opportunità. Cioè, Claudio che cosa diceva? Ma cosa volete che siano 200 milioni? A parte, come faceva notare lei, è più di 200 milioni, perché se confrontiamo con il costo in asta il primo novembre è molto, molto di più. Però in ogni caso sono 300, 400 quelli che sono. Cosa volete che siano rispetto a 800 miliardi di spesa pubblica? In economia si insegna il concetto di costo-opportunità. Cioè, che vuol dire? Il costo di una cosa è cos'altro ci potevo fare con quei soldi? Allora, mi faccio raccontare una storia. Nella legge di bilancio che sta per arrivare in Parlamento, noi finanziamo l'università con 165 milioni. Non le sarebbe piaciuto, Bignami, a moltiplicare per 3, per 2, per 4 il finanziamento all'università? Il fondo non autosufficienza lo finanziamo per 100 milioni, che è un terzo di quello che potremmo risparmiare ogni anno. È una scelta vostra, Maratin. Basta che tu scrivi su quel bilancio un'altra cifra e te lo proviamo. Quello che sto dicendo è chiaro che per finito, chiuda Maratin, così sentiamo gli altri. Chiuda. No, allora, parla come se i soldi fossero una capacità finita. Facciamo no? Poi dopo facciamo finire Maratin. Portati facciamo abbastanza. Finire Maratin, Borghi. Prego. Riaggiungi, non no, puoi dire che mancano i pezzi. Sia gentile. Non è che non, perché non c'è il MES non Borghi, puoi dare ai poverelli. Borghi, per favore. Ma perché è una cosa intollerabile sentire che perché c'è il MES non può dare i soldi ai poverini. Me lo dice dopo che ha finito. Maratin, finisca. Mi sto scontrando con due interlocutori che sono convinti che i soldi nascano sotto gli alberi, quindi per forza mi rispondono: date 2, 3, 4, 10 miliardi centrali. Ma nel mondo reale. Però io devo poter terminare, dopodiché prego. Ascolterò con estremo interesse l'opinione dei due qualificatissimi interlocutori come quelli che ho di fronte. Ripeto, chi è convinto che i soldi nascano sotto gli alberi o che li puoi prendere a prestito all'infinito, adesso mi dice, dai l'università 10 miliardi, 15 miliardi, 20 miliardi. Nel mondo reale questi sono i soldi che il vincolo di bilancio ci permette di destinare. Io dico, con 200, 300, 400 milioni di euro all'anno che avrei se accedessimo al MES, io ce ne ho di cose interessanti da fare. Ad esempio moltiplicare per 3, per 4 e per 5 tutti gli stanziamenti che in questa manovra espansiva di bilancio andiamo a dare. Questo è il punto. Fana, ultimo suo intervento, poi il nostro tempo è finito perché oggi dobbiamo chiudere con un po' di anticipo. A lei. Allora, la scelta politica su come allocare anche soltanto risorse fisse. Perché non prendiamo i miliardi che spendiamo in F-35 come chiediamo da anni e li destiniamo alla scuola, alla sanità e alle infrastrutture pubbliche? Quello è decidere come distribuire i soldi nei vari, diciamo, quadratini di celle di bilancio. E l'altro che 100 milioni, parliamo di miliardi ogni anno. E quella è una scelta politica, non c'è nessun vincolo di bilancio che chiede e impone di destinare i soldi agli F-35 e agli armamenti piuttosto che alla scuola o all'università. E poi, vogliamo fare una manovra che sia 100,2 miliardi? Facciamola. Si può fare perché i tassi di interesse sono bassi, perché il fiscal compact è stato bloccato e perché la politica monetaria, la Lagarde continua a ripeterlo, favorisce quella di bilancio in termini fiscali. Quindi in questo momento si può tranquillamente fare, non, i soldi non crescono. E niente, nell'aria. Borghi e il problema Fana è che oggi la sono leva... d'accordo. No, ma non siamo d'accordo, però voglio dire... Beh, cioè, nel senso, la questione qui è che i soldi, come vengono... Cioè, creare F-35, vendere, diciamo comprare, scusi, non vendere, F-35 crea molto meno PIL, quindi molta meno leva in termini di occupazione e di reddito di quanto non lo fa la scuola e la sanità. Questa pure, macroeconomia 1.0. Dico, poi parliamo di come viene insegnata l'economia. Il ritorno di sanità e scuola effettivamente per esempio, per forse l'F-35 lo terrei e rinuncerei a qualche monopattino, però sono scelte... Basta non rinunciare alle scuole. A che condizioni, non tanto del MES, ma anche del MES, della linea pandemica del MES, ma anche a che condizioni di mercato, risulterebbe quindi, secondo lei, accettabile attivare questa linea? Nel senso, se il nostro tasso di interesse a un certo punto riprendesse a salire, beh,
La prima che io richiederei è la cancellazione della clausola di privilegio. Se i prestiti del MES dovrebbero essere pari passo con i titoli di Stato, cioè non ci deve essere un ente straordinario lussemburghese che passa davanti al mio sottoscrittore di BTP, perché poi devo andarglielo a spiegare, non è simpatico. Quindi la prima cosa da cancellare è quella, poi ne parliamo. Allora, posso replicare su questo? Prego, Borghi. Questo veloce... No, non mi chiami Borghi, per favore. No, prima lei faceva... Mi sono confuso. Okay, non è una grande offesa, cioè siete anche amici. Beh, su questo possiamo discutere. Allora, stavo dicendo, gliel'ha già spiegato lei a Borghi prima, ma lo vede questa verità circolare? Spieghiamo a chi sta a casa. Che cosa vuol dire credito privilegiato? Vuol dire che se lo Stato fallisce deve rimborsare prima il creditore privilegiato. Allora, quando uno Stato fallisce, normalmente riesce a rimborsare il 60-70% del proprio debito. Quindi, per succedere quello che diceva Borghi, cioè per spiazzare la vecchietta col BTP, bisogna che l'ammontare di credito privilegiato sia il 30, il 40, il 50% dello stock di debito. Non è vero, come lei Marattina. Ha detto, Bignami, i MES sono l'1,4% nello stock totale di debito. Non è vero, italiano. In questo momento, affinché si verifichi, Luigi, affinché in si questo verifichi momento, tu hai uno spread non di cui... Ma non c'entra lo spread. Ma in questo momento lo spread è perché Borghi, è una possibilità di fallimento. Non è vero. Marattin non l'ha mai interrotta. Il mercato anticipa che succede, quando prezza i titoli, il mercato dice: oh, c'è un creditore privilegiato e c'è uno non privilegiato, ma fammi vedere le dimensioni, perché se questo emittente fallisce vuol dire che se il privilegiato è grosso, vuol dire che spiazza quello piccolo, siccome stiamo parlando di un privilegiato che è l'1% di tutto il debito italiano, ma quale accidenti, effetto, spiazzamento vuoi vedere? Te lo stiamo dicendo da 6 mesi e continui a ripetere sempre le stesse cose come un disco rotto. Questo, ma allora, è il punto, non sarà un problema rimuovere questa clausola. Adesso no? Sentiamolo, però, Borghi, prego. Ma allora, se è così rilevante, che problema c'è a rimuovere questa clausola? È un organismo sovranazionale. Manda Gualtieri in Europa, fallo valere con questa sua aggressività, con questa non sua siate, capacità. Non siate aggressivi nemmeno voi due, è inutile che vi sagliate sulla voce. Manda Gualtieri con la chitarra in Europa e li convinci a togliere la clausola di... che tanto è irrilevante, è una scemenza, una pinzillacchera. Togliamola così vedi che siamo tutti contenti. Perché non la tolgono? Perché in realtà è molto rilevante e non è solo una questione di dire se falliamo allora il 60%. Nessuno vuole che fallisca lo Stato, nessuno immagina che fallisca lo Stato, ma l'inizio della segmentazione del debito ha sempre portato all'Argentina, perché comincia dall'Argentina. Ma è sempre così, perché uno comincia ad avere il privilegino, gli altri dicono: ma allora, sì, ma se quello lì ha il privilegino, perché io no e lo voglio anch'io? E comincia con una droga, è come mettere un 1% di veleno dentro in un piatto grande, allora uno dice: ah, che bello. Tutte le persone che hanno avuto un incidente in macchina sono salite in macchina, questo non vuol dire che salire in macchina porta un incidente. No, perché nel senso non c'è un rapporto di causa effetto, purtroppo c'è, perché nella psicologia di chi prende il debito, in ogni caso quella quota di risparmi si spalma sul resto. Tu la vedi poco, chiaro, ma allora, c'è, e quindi significa che non c'è. Prendiamo esempio guadagno. Tutti da e Marta poi... Fana, che ha opinioni diverse dalle vostre, ma non vi interrompe mai. Prego, Fana. Ribadisco, ci stiamo, come dire, ancora avvitando su una questione. Io su questo devo dare ragione a Borghi. Se quelle clausole e quei vincoli non fossero rilevanti, non ci sarebbe nulla a eliminarli. Poi ribadiamo una cosa: è vero che abbiamo degli enti sovranazionali, ma là a negoziare comunque si siedono dei rappresentanti dei governi nelle varie forme, sedi e maniere che sono appunto dentro i regolamenti istituzionali, per quanto sovranazionali. Quindi smettiamo di dire che c'è un pilota automatico, a meno che di usarlo come vincolo esterno e dire è colpa loro e non ci facciamo niente, come quando è stato firmato il pareggio di bilancio, dico che l'ha fatto poi il Parlamento decretato, altrimenti non sarebbe potuto entrare nell'ordinamento italiano. Ora, questa cosa qua è rilevante per quello che dicevo io prima, inutile dire poi ogni tanto parliamo di politica, questa è politica, le scelte di bilancio, la politica economica, sia fiscale che monetaria, allora, sono degli approcci politica, altrimenti non avremo in questo frangente Draghi che dice la politica monetaria può fare tutto, ma poi ci vuole quella allora fiscale. Abbiamo ancora 15 secondi e volevo dare l'ultima parola a Marattin, prego. No,
non la vuole? Salutiamo così? Niente, c'è, grazie. C'è la partita per oggi. Il confronto. Arrivederci, buonasera. Arrivederci a tutti, Maratin si è dispiaciuto, però cioè, era un 2-1, però d'altronde ci sta, fra l'altro... No, non mi sono affatto dispiaciuto, stavo salutando e ringraziando per il confronto, grazie. Ok, perfetto, allora grazie a lei Luigi Maratin, grazie... Ma 2-1 casuale di solito. Sì, no, non siamo d'accordo. Non è quello il problema, fra l'altro è un ottimo combattente. Vede se va da Diglia Maltafana, è un ottimo combattente Maratin, non è sicuramente quello il problema. Semplicemente probabilmente 20 secondi per ribadire non gli servivano, ha già detto molte volte quello che pensa. Grazie a lei Borghi, grazie a Marta Fana, grazie di nuovo a Maratin, grazie ai nostri telespettatori, noi ci vediamo domani.